Si chiude con una vittoria sulla Russia il ciclo delle amichevoli della nuova Under 21 di Ciro Ferrara. Gli azzurrini si sono imposti per 2-0 all'Euganeo di Padova. Gianni Bezzi. Vince ancora la nuova Under di Ciro Ferrara. A Leoganeo di Padova esce nella quinta amichevole del rinnovato gruppo degli Azzurrini, questa volta contro la Russia, e il ciclo è di prospettiva, con un bilancio di 4 vittorie e un pareggio. Il modulo è il 4-4-2, come piace ad Arrigo Sacchi, responsabile delle nazionali giovanili. Si inizia con il tandem offensivo Paloschi-Macheda, il ritorno di Santoro in difesa insieme a Caldirola, Mori e Crescenzi, e con gli esterni D'Alessandro e Misuraca nel 4 di centrocampo con Romizzi e Marrone. A decidere l'incontro sono Saponara e Gabbiadini, entrati nella ripresa, decisivi nel momento migliore dell'Italia, autorevole e determinata fino al termine, come vuole il CT Ciro Ferrara. Ora Mentre c'è, sì, esatto, vai Calcagno, siamo vai qui con con Ciro Ferrara. Ferrara. Allora, se vincere aiuta nell'autostima, come dice giustamente Ciro Ferrara, beh, questo è un altro mattoncino sulla strada della consapevolezza di questa squadra. Il risultato ci premia. Ma oggi forse è stata la partita più dura, più difficile da quando ho preso la nazionale. Quindi chiaramente il risultato ci rende contenti, ma allo stesso tempo però dobbiamo sicuramente esaminare bene questa gara perché abbiamo incontrato diverse difficoltà. La Russia è un'ottima formazione, un'ottima squadra dei giocatori veramente, veramente bravi e ci ha creato delle problematiche. Devo essere altrettanto sincero che comunque questi ragazzi poi nel finale probabilmente delle gare riescono sempre a dare il meglio di se stessi e quindi portiamo a casa questa vittoria, però sappiamo che dobbiamo migliorare. Ma in questo senso forse è riuscito anche parte del suo carattere alla fine. Ferrara vuole sempre vincere fino alla fine. Vabbè, ma credo che lo vogliano anche i ragazzi che oggi obiettivamente hanno fatto un po' più fatica, c'erano delle distanze tra i vari reparti troppo importanti e quindi loro riuscivano comunque a trovare soluzioni di gioco e riuscivano soprattutto a trovare quasi sempre l'uomo smarcato tra le linee. Questo permetteva ai loro uomini comunque di puntare la nostra difesa quasi sempre in velocità e in alcune occasioni siamo stati fortunati, però insomma io chiaramente ringrazio i ragazzi perché non hanno mollato fino alla fine. Loro sanno benissimo, adesso rientreremo nello spogliatoio e tra di noi chiaramente parleremo, anche se per poco, visto che a caldo è sempre difficile. Però come sì, come abbiamo fatto in occasioni di vittorie importanti, dove abbiamo giocato veramente bene, abbiamo comunque analizzato sempre la partita che abbiamo disputato e faremo altrettanto anche con questa gara. Grazie a Ciro Ferrara, è tutto. Dunque l'Italia ha battuto la Russia 2-0, l'Italia Under 21 qui da Padova, la linea a Roma. Allora, benissimo, con Saponara al primo gol con la maglia dell'Under 21. Sì, è una bellissima emozione e è servito soprattutto per vincere questa partita che pur essendo un'amichevole era importantissima per il morale, per il gruppo e quindi è bene così. Avete dimostrato carattere proprio la vittoria nel finale, l'avete voluta, cercata. Sì, era importantissimo, ripeto, vincere questa partita perché il mister ci teneva, noi ci teniamo, davanti al pubblico bisogna sempre cercare di vincere anche se non ci sono i 3 punti in palio. Grazie a Saponara, la linea allora allo studio.